C'è un solo posto in Italia dove puoi sfidare la furia dei dinosauri, volare su pianeti sconosciuti, attraversare il mitico Far West, vivere avventure da film o rilassarti nella nuova cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Di essere venuto, grazie. I reparti scientifici e non solo, è stata veramente una grande emozione, ho conosciuto il generale Jacobelli. È veramente un piacere e un onore poter far parte di questa accademia. È una bellissima sorpresa, ma al di là delle sorprese c'è sempre l'emozione. La mia vita accanto a mio padre Domenico, funzionario di pubblica sicurezza, è stata davvero una splendida passeggiata. Tutti i padri sono guardiani della serenità e custodi dei sogni e del futuro dei propri figli. Ma dentro quella divisa gli uomini assumono un ruolo fondamentale per la preservazione dell'ideale di pace e di fratellanza che alberga dentro ciascuno di noi.
Rolando sarebbe dovuto rientrare a casa, baciare la sua sposa ed accarezzare i suoi figli come faceva sempre. L'odio non ha attenuati, la violenza impedisce ai fiori di sbocciare e alla vita di riprodursi in tutta la sua fragranza e la bellezza. Ma Rolando non se n'è andato, è ancora lì, che vigila orgoglioso per la guerra di tutti noi. Con la sua opera sia di esempio per indurci a stare più vicini, a dirsi sempre la verità, a scacciare quei brutti fantasmi dalla nostra vista. Grazie ai tali Rolandi presenti nel nostro paese e ringrazio mio padre per avermi fornito lacrime, ma anche tanti abbracci. Con l'amore alla famiglia Narali, Roberto Fiacchini Zero. Beh. Grazie, è un caro amico, è stato un tuo amico. Ciao Daniele, lui è docente della scuola Santa Maria di Monterotondo, tanti ragazzi vicini a te, grazie. Beh, accontentatevi. Ciao, grazie. Grazie Daniele, ne abbiamo quasi finito. Il regista Alessandro Di Filippo, vieni Alessandro, un amico da 20 anni, 18 anni a Sky, adesso Canale Italia non solo, grazie di essere qui, grazie. Ci siamo rincontrati, stiamo facendo tante cose insieme, stiamo ripresentando un programma televisivo molto importante dove appunto ci saranno le eccellenze, per cui qualora voleste partecipare alla trasmissione parlate con il regista. Tanto anche di oggi manderemo in onda sicuramente nel nostro programma. Grazie, grazie, sì, ce lo meritiamo tutti. Grazie per la presenza Gianni, grazie. Grazie. Grazie Stefano. A un altro evento della capitale incontriamo una giovane attrice, Denise Sapia. Grazie di essere qui Denise, io sto guardando la tua biografia che è veramente sorprendente, già all'età di 4 anni questa bambina già è diventata un'attrice di fama internazionale direi, ha lavorato con grandi artisti e adesso vado ad elencarvi alcune cose che ha fatto. Una delle quali è una cosa importantissima che ha fatto appunto con Orso Maria Guerrini, con i Rocky, ed ancora l'abbiamo vista con Lupi e Danielli, con il regista di Orest Roberto D'Antona, ed ancora ha partecipato a un corto molto importante che è stato al Festival di Cannes nel 2015 nella sezione Short Film Corner, ed ancora Silent Night a fianco di Anna Falchi e Danny Quinn. Nel 2015 Denise debutta su Rai 1, questa volta con il famoso regista premio Oscar Marco Tullio Giordana nel film Elea, prodotto appunto dalla Rai in collaborazione con la BB Film, quindi tante cose importanti. Qui vediamo ancora nel 2016 un'altra cosa importantissima, Per dire no al bullismo, quindi è stato anche questo molto significativo. E poi Arberia nel 2018, per la prima volta di un regista donna, la Francesca Olivieri. Denise, tanta esperienza così piccola, come nasce questa tua passione per il mondo cinematografico? È iniziato tutto all'età di 4 anni, quando mio padre ha fatto il location manager di un film, di un lungometraggio, Tienimi stretto. Ho fatto i provini e per fortuna li ho superati e da lì ho iniziato il mio primo lavoro da protagonista e da lì è iniziata la mia strada, la mia piccola strada ancora per la mia età, piena di lavori con persone importanti, anche con Maria Grazia Cucinotti ed Enrico Loverso, con Nomi e Cognomi, regia di Sebastiano Rizzo. Che dire, è un mondo mio, quando il regista dice azione io entro in quel mondo, non penso a niente, penso solo ad entrare nella parte e dare il meglio di me. Grazie, veramente fantastica la tua affermazione. E prossimamente qual è il tuo progetto? Ho appena finito le riprese di Arberia, un film sulle culture Arbresh, vicino alla mia città. E niente, ci sono in programma alcune cose di cui non posso svelare però. Senti, ma di tutti questi film che hai, di cui sei stata protagonista e non solo, qual è quello che ti ha dato più enfasi o più coraggio per poter andare avanti in questo tuo percorso? Allora, ogni lavoro per me è speciale per una cosa, è stato importante soprattutto quello con Maria Grazia Cucinotta per la sua grandezza non solo culturale ma anche umana, una persona molto brava, dolce e simpatica, e anche quello, lei ha la storia di Lea Garofalo tratto da una storia vera, ed è stato importante perché sono andata per la prima volta su Rai 1 e sono stata diretta da un grande regista, Marco Tullio Giordana. Però ripeto, ognuno è speciale
male per una cosa, ogni lavoro mi ha lasciato un qualcosa che non può andare via, ecco. Ma tu hai fatto anche dell'altro oltre a fare l'attrice, ti sei occupata di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e dal 2017 addirittura anche caraibico e danza, e qui vediamo la danza aerea. Cosa vuol dire danza aerea? Praticamente è il tessuto, quello che sta in alto e puoi fare mille figure. Sì, io danzo anche dall'età di 3 anni e per me danza e cinema camminano sullo stesso passo. Perché io quando danzo recito, penso a trasmettere qualcosa, quindi io non posso danzare senza recitare e non riesco neanche a recitare senza danzare, perché la danza mi ha dato tanto come il cinema. Tu hai avuto anche l'opportunità di conoscere Franco Nero, com'è stato il rapporto? Sì, ero piccolina, è stato prima del mio primo lavoro da protagonista ed ero dietro le quinte di un set e per me era un mondo tutto nuovo che comunque mi ha affascinato. È una persona molto brava, simpatica, è molto serio, sa lavorare bene. Io non so cosa enunciarti, tanta fortuna per i tuoi successi, perché sento che hai dentro l'arte nel cuore e quello che hai fatto è stato entusiasmante pur essendo così piccola, perché ricordiamo che Denise ha appena 14 anni, ha iniziato a debuttare già da 4 anni, quindi farai sicuramente tantissima strada. Io me lo auguro, perché un giorno vorrei vivere di questo lavoro, non voglio farlo come hobby, ma voglio che questo sia il lavoro per cui io mangerò e andrò avanti. Insomma. Io quello che ti consiglio è studiare, Denise, perché è molto importante lo studio, andare avanti con grande competenza, con grande animo, quello che hai, perché Denise, pur essendo così piccolina, ha un grande cuore, una grande anima. Sì, grazie mille. Grazie. Grazie, tanta fortuna da parte di tutti noi, Denise, grazie. Grazie. Facente parte della giuria abbiamo un grande ballerino, Evangelista, grazie di essere qui. Questa serata fantastica, un giudizio a parer mio straordinario da parte tua, perché sei una persona e una personalità di grande fama, e quindi ti ringraziamo per aver giudicato questi ragazzi e non solo. Grazie a voi, grazie, è stato davvero un piacere enorme essere presente qui questa sera. A giudicare dal più piccolo ai più grandi, perché ci hanno davvero emozionato tutti, a me in particolar modo, che anch'io ho iniziato questa passione che è la danza da quando ero piccolo, quindi rivederli danzare questa sera mi hanno fatto rivivere tante emozioni che ancora tutt'oggi provo. Ho fatto un grosso in bocca al lupo a tutti e contento davvero di aver fatto parte a questa serata. Un grazie speciale a Milena e Simone che hanno organizzato questo spettacolo nel migliore dei modi. Grazie, un abbraccio a te veramente, grazie di cuore, grazie. Sono Gaia Averno, ho 13 anni e vengo da Gela, un paesino in provincia di Caltanissetta. Bene, stasera ci troviamo qui all'ultima tappa del Fuego Talent Show, la finalissima. Che dire, anch'io partecipando a questo bellissimo evento mi trovo qui semplicemente perché la mia unica grande passione è, diciamo, il ballo, però si susseguono anche il canto e il cinema. Il mio sogno è naturalmente quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e farò di tutto per riuscire a realizzare questo mio desiderio. Sono Sofia Fratelli, ho 17 anni, vengo dalla Sicilia, principalmente da Trapani. E che dire, siamo qui alla finalissima, anche qui con la mia amica Gaia, che siamo conosciute tramite questo bellissimo evento, abbiamo legato tantissimo e ci siamo ritenute fortunate ad essere prese a questo bellissimo evento che ci ha insegnato tantissime cose, a confrontarci con molte persone e mai avere competizione con gli altri. Sì, ringrazio Simone e Milena perché mi hanno invitato, e è stato veramente una bellissima serata, un bel progetto, fuori un talent show. È un bel talent, diciamo, ho visto tanti bei talenti qui stasera e che dire,
Poi qui a Salone Margherita non sono mai entrato qui dentro, quindi per me è stata un'emozione perché era la prima volta che mettevo il piede dentro questo bellissimo salone. Questo teatro bellissimo. Comunque grazie per la tua presenza, grazie per quello che ci hai fatto, che quello che hai dato questa sera ai ragazzi. Li hai giudicati con grande talento, quale quello che hai, quello che è innato dentro di te. E l'esperienza di Ballando con le Stelle invece? L'esperienza di Ballando con le Stelle è un'esperienza fantastica perché ti aiuta a crescere e a imparare come interagire con le persone, quindi ringrazio Milly per questa opportunità. E questa sera sì, ho giudicato diversi ragazzi, sì, più giovani e diversamente giovani, e quindi ho visto bellissime performance. Precisare che Simone Ripa è una delle persone migliori che io abbia conosciuto fino adesso, perché si è dimostrato davvero un grande personaggio, non solo televisivo, comunque del mondo dello spettacolo, ma veramente come dire, un amico, perché lui ci è sempre stato vicino in questo periodo, specialmente nei momenti più difficili, perché è proprio nelle difficoltà che ci si rende conto delle persone che abbiamo accanto. E quindi un grazie speciale va a Simone Ripa, grazie. Condivido pienamente con la mia amica. Simone Ripa è una persona umilissima, una persona di grande valore, ci ha dato tutto e noi continuiamo questa nostra esperienza, questo nostro sogno grazie a lui, e lo condivideremo fino alla fine con lui perché è una persona meravigliosa. Prossimamente al cinema! Perché ci vuole tanta disciplina e tante prove, vero Samuel? Tante prove, viva e viva Samuel! E pensate che il regolamento sarà molto più semplice. Per votare il vostro concorrente preferito dovrete scaricare l'applicazione di Ballando con le Stelle, impostare su iOS, digitare il numero che vedete in sovraimpressione, quindi 333-333-444-4572, seguito dal numero corrispondente al concorrente da voi prescelto, quindi 0-000-000-01-02-03, così via, seguendo, da non confondere con l'Ivan di Guglielmo Mariotto. Evviva, evviva, evviva! E attenzione, ripetere l'operazione digitando tutti i tasti con la mano sinistra e saltellando sul piede destro. Non è semplicissimo, è chiaro? È chiaro, grazie Milena! Grazie! Ma qua non ci sono solo paletti, eh? A chi lo assegni il premio per la migliore coreografia di tutta la serata? Ah! Adesso ti sei perso un particolare. Tutto lui, ha vinto tutto lui. Antonio Marchesano. E vai. Naturalmente io mi sono molto divertita fin dalla prima serata che abbiamo fatto in quel locale. Ho amato i bambini tutti quanti. Però ecco, devo dire complimenti. Grazie. Mi siete proprio tanto piaciuti. Grazie. Le superstar! Allora, accettate. Antonio Marchesano e Simone Giorgia. Sono Mattia Brafa, vengo dalla Sicilia, provincia di Ragusa, ho 11 anni e oggi ho partecipato al Fuego Talent Show di Simone Ripa e Milena Amiconi. Oggi ho passato una serata meravigliosa e ho preso il primo posto, come vedete la coppa, e sono emozionato. Guardate che bei giudici che avevo stasera, lui è? Luis Capasso. Nome molto caldo. Egon Polzone. Erotico. Andrea Evangelista. E da
questa camera. Devo dire che è andata benissimo, ce l'abbiamo fatta, grazie, siamo arrivati alla finale del Fuego Talent Show, giuria altamente qualificata, loro sono i maestri che hanno giudicato, sono tutti professionisti, ognuno nel loro settore. Io sono stato veramente soddisfatto della preparazione dei ragazzi, di lavorare con Milena Miconi, straordinaria, perché lavorare al suo fianco mi ha portato ancora più su di quello di dove sono arrivato, cioè lavorare al fianco con una donna come Milena Miconi è veramente fantastico. Trentennale del film Les Grands Bleus ci troviamo al CONI, una grande manifestazione. Les Grands Bleus de l'Olympic Crim, cos'è la storia di questi due grandi campioni, Mayol e Mallorca, documentati in questo film con Jean-Marc Barr e Jean Reno, il cui regista è Luc Besson. Ma qui incontriamo un grande campione, Stefano Macula. Stefano, grande emozione essere qui in questo contesto dove ho visto che hai incontrato molti amici del mondo dell'apnea e tu prossimo al tuo record del 3 settembre, quindi una grande emozione. Una grande emozione perché io ho cominciato battendomi appunto con Mallorca e Mayol, quindi mi ricorda un po' i miei tempi. E poi soprattutto mi ricorda anche quando Mayol per persona mi ha invitato a fare una trasmissione a Taormina e mi ha regalato in anteprima la cassetta del Grand Bleu, quindi avevo deciso di non scendere più sott'acqua dopo un grave incidente che ho avuto. Come sono tornato a Roma, ho messo questa cassetta nel videoregistratore, ho visto effetto, da domani devo riscendere. È uscito nuovamente l'amore per l'apnea, ricordiamo che Stefano è veramente un grande campione in quanto è 28 volte campione del mondo. Perché questo film è tutto romanzato tranne un episodio sulle Ande, però fa capire il perché scendevamo, almeno noi, qual era il motivo che ci faceva scendere, non era il record, non era la misura, ma era riuscire a stare laggiù. Quindi sono cambiati i tempi, Stefano, le modalità sono diverse, cos'è cambiato? È cambiato tutto, con l'apnea di allora non c'è più nulla, c'è un'apnea romantica pionierissima, adesso è uno sport agonistico come tutti gli sport agonistici, qui conta il centesimo in più, il metro in più, e il mare è di lato. È un optional. E allora parlaci del tuo record che farai a Piombino. Sì, 3 settembre in occasione del 40esimo del mio primo record, intendo realizzare un nuovo record del mondo in apnea outdoor, cioè in mare aperto in lunghezza. È la mia specialità, una specialità che ho ideato io, che mi auguravo che fosse poi preso ad esempio dalle federazioni che fanno dei campionati provinciali, regionali, mondiali, e così è stato. E cercherò di superare l'attuale record di 200 metri. Bene, tutti a vedere Stefano Macula. Per coloro i quali non possono essere a Piombino, potrete vederlo sul canale Rai per un'ora, pensate. Quindi avrà un seguito incredibile, Stefano. Noi ti facciamo tanti auguri per i tuoi successi. Grazie. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a Les Grands Bleus, una giornata veramente spettacolare, guardiamo quanti illustri personaggi sono arrivati oggi qui. Sì, siamo molto contenti perché è la casa dello sport, è la casa di tutti gli italiani, ma non solo, anche a livello internazionale, oggi ovviamente impreziosita dalla presenza del
presidente dei comitati olimpici, lo Sciico Amal Zabà, dal membro del CIO Mero Pescante, dal presidente Raffaele Chiulli, dal presidente mondiale Anazarenka, morale della favola, e c'è una grandissima affinità, reciprocità, complicità, ma anche non solo istituzionale, direi nel vero senso della parola, che va oltre il concetto dello sport, tra questo progetto del Grand Bleu e il nostro mondo con le attività che fa l'ACMAS, per cui siamo felici. Quindi l'Italia veramente in prima fila, o soprattutto per i progetti, per quello che la vedrà, ci auguriamo, alle Olimpiadi. Sì, insomma, l'Italia da sempre è protagonista sia in campo che sulla parte, chiamiamola, istituzionale. Vediamo gli sviluppi, ci abbiamo un'assemblea, anzi una sessione a Buenos Aires del CIO particolarmente importante, vediamo di essere protagonisti. Sicuramente vincenti e protagonisti, come dice il nostro presidente Giovanni Malagò. Grazie, grazie, grazie. Buon lavoro. Grazie. Incontriamo il già presidente del CONI, Mario Pescante. Grazie Mario per questa giornata meravigliosa. Ricordiamo che il presidente è membro osservatore del CIO al CONI. Grazie Pescante. Bene, è un'occasione molto importante per la federazione, perché si sta affacciando nel mondo olimpico, anzi diciamo preolimpico per ora, e quindi questa è un'occasione per discutere di questo problema non solo tra i membri internazionali, ma anche con personalità come lo Sheikh Al-Sabà, che è presidente del Comitato degli Amici del Mondo. Bisogna andare a cerca di alleanze, di amici, e credo che questa sia un'ottima iniziativa in questo riguardo. Questa la trovo veramente un'iniziativa molto importante, sicuramente servirà a dare frutto e iniziativa affinché veramente la Pinea arrivi ai Giochi Olimpici. È veramente molto importante per noi italiani. Beh, credo che sia uno degli sport che più atletici non si può, no? Perché si discute spesso, quando si ammettono nuove discipline, qual è il fattore atletico. Insomma, la Pinea, poi l'Italia porta alta la bandiera con la Francia, con Maiol, quindi voglio dire, ci sono le carte in regola per poter spingere questa disciplina, per esempio. Quindi una disciplina significativa e incisiva, e sicuramente con il vostro apporto riuscirete ad arrivare vincenti. Non è facile, non è facile, perché c'è una lista d'attesa molto lunga, però ognuno gioca le sue carte e poi bisogna pure affacciarsi in questo mondo internazionale, quindi... Bisogna volere, volere e potere, c'è qualcuno che diceva. Sì. Ringraziamo il dottor Mario Pescante, grazie. Ed ancora un breve servizio molto importante qui al CONI per la presentazione trentennale del film Le Grand Bleu, ma giovedì prossimo vedremo il servizio estremamente più completo. Intanto vi do il lancio con breve immagine qui dal CONI, vi ringrazio. La storia dell'uomo del mare è soprattutto una storia di coraggio, una storia di sfide continue, dove la sfida e l'amore per il mare sono la vera ed unica essenza di questo sport. Italia dove puoi sfidare la furia dei dinosauri, volare su pianeti sconosciuti, attraversare il mitico Far West,
vivere avventure da film. O rilassarti nella nuova Cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Bentornati ad Arte 360. Arte 360, che cosa è? È un evento artistico con tre concorsi che sono di moda, canto e ballo. L'obiettivo è dare una visibilità, una formazione e dare possibilità lavorative agli artisti. Prima di tutto studiate, perché lo studio è tutto nella vita. Poi, se avete delle capacità artistiche, spingete che prima o dopo uno di voi uscirà alla grande. E vi faccio tantissimi auguri, io sono qua per sostenervi. E siete tutte meravigliose, però uno, due, tre di voi ha una marcia in più, per cui mettetecela tutta. Complimenti. Grazie a Simone Ripa che ci ha ospitato qui. Assolutamente, un applauso. Grazie Simone. Arte 360 è l'evento che ci si diverte veramente tanto.
Sì, io chiamo qui a iniziare a introdurre la serata Angela Sanzo. Ti prego resta ancora, bambino. Grazie, con questo apriamo il canto e la danza e quindi procediamo. Angela, chi chiamiamo per prima? Vieni a leggere qua. Leggi. Allora, intanto un applauso al corpo di ballo. Grazie. E andiamo a chiamare la numero uno in concorso, anzi no, ospite. Per Serena, il canto è ospite. Maestro Matteo, fatti mandare dalla mamma. Canto. Fatti mandare da mamma a prendere il latte, presto scendisce mio amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai scendi, vieni giù, fa presto, dai vieni giù. Serena Mastro Matteo, e ormai questo corpo di ballo è un classico. La numero? 2, Jasmine Stefania Buttonario, canto. Ospite. Buonasera. Che ci canta Sailing di Rod Stewart. Un grosso applauso. Lei già vincitrice in precedenza categoria canto, se non sbaglio alla precedente tappa, giusto? Abbiamo Jasmine Stefania Butnari, un grosso applauso. Andiamo avanti con il numero 3, Angelica Montanaro, canto Mamma Maria dei ricchi e poveri, categoria baby. Mamma Maria. Non ho una lira, però vorrei comprare il cielo per darlo a lei. Ci devi dare un po' di fortuna, insieme al cielo contiamo anche la luna. Mamma Maria,
Angela Montanaro, anni? 7. Angela sei te. Anni? 7? 7 anni, un grosso applauso. Passiamo allora, con il numero... Pure noi però dobbiamo rispettare la X, eh? Lo sai? Sì. Allora, passiamo con il numero 5 perché al 4 hanno avuto un imprevisto, non lo so. Sì, non lo sai, okay. Il 4 non è potuto, è non pervenuto, sì. Si dice, non pervenuto. Passiamo al numero 5, Eleonora Santì, è bello, moderno prima fascia. Io che servo, ci stai te a presentare, ciao. Un applauso. Eleonora Santia, questo applauso è per te. Passiamo con il numero 6, Serena Mastro Matteo. Ballo, ballo moderno, moderno, prima fascia. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of... Ma Angela, ma oggi... Oggi c'è qualcosa, aspetta. Che ci stava? Ci stava una cosa? Aspetta. Ci stiamo dimenticando una cosa importante. Mi sta venendo mal di testa. Che giorno è oggi? Compleanno di mia nonna. Eccolo. Auguri Giovanna, un grosso applauso. Un grosso applauso a lei che è la sarta ufficiale di Arte 360 e lei che ha sistemato tutte le fasce, vero? È vero. Giustissimo. E poi ne vedremo di belle in finale. Sì. Allora, ma noi andiamo avanti, tornando alla categoria canto, numero 7. Interprete, seconda fascia, Antonio Esposito. You are so beautiful.
to me. Can't you see? You are everything I hope for. You are everything I need. You are so beautiful. Grazie, grazie. Grande Antonio. Grazie. Grazie per il microfono. Grosso applauso, grazie. Antonio Esposito. Grazie, grazie. Andiamo avanti, torniamo al ballo, giusto? Sì. Co-conduttrice Angela? Sì. Allora, chi chiamiamo? Numero? Numero 9, ballo. Come 8? 8, io c'ho. 8, non 9. Io ho detto 8, non 9. Va bene, c'hai ragione tu, c'hai ragione lei. Numero 8. Ballo moderno, prima fascia. Le girls. I worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pop, pop. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pop, pop. Scooby-Doo, pop, pop. Scooby-Doo, pop. Andiamo con l'ultimo corpo di ballo presente per questa sera. Chiamo qui le Superstar. Moderno, prima fascia, numero 9. Siamo qui in chiusura e nel frattempo
Volendo, Alessia può ritirare anche i voti della giuria tecnica che vengono analizzati. Chiamo a chiudere Diletta Gradia. I've been myself fire and fire running to co-editing as my ex drops and my bed begins to tingle finally. Could this be it or should I give up or should I just keep chasing payments? Even if the list nowhere, or would I be a waste? Even if I knew my place, should I live there? Should I give up or should I just get chasing payments? Even if it leads nowhere. Ines Perrone. Grazie. E allora, appunto, visto che stanno in chiusura di votazione, andiamo a dire cosa succederà adesso. Ci saranno sì delle persone che passeranno in semifinale nella moda 3 per categoria. E cosa significa passare in semifinale? Passare in semifinale significa esibirsi a Cinecittà World, significa iniziare un percorso differente, anche fatto anche di proposte magari di stage, di lavoro, insomma tutto quello che concerne iniziare a cercare di praticare l'arte come un mestiere. Siamo giunti alla terza tappa, la terza tappa di Arte 360, e io il ringraziamento mio più intenso va comunque ai genitori che accompagnano comunque gli artisti e che fanno sacrifici per loro. E che dire, un grazie particolare alla giuria che è sempre presente, grazie a tutti veramente, e un grazie a tutti gli artisti perché poi sono loro l'anima del concorso, no? E quello che noi ci auguriamo di Arte 360 è che possiamo offrire loro delle strade, delle possibilità, delle opportunità e per crescere nel campo artistico, ora che sia la moda, che sia il canto, che sia il ballo. E quindi io vorrei un applauso forte, ma veramente forte, per gli artisti. Allora, per la categoria Baby, chi premia? Premia Francesca Anastasi, terza classificata, Ilenia Cicchetti. Seconda classificata, categoria Baby, oh, Eva Perrone.
Certo che se l'aspettava, te l'aspettavi, vero? Premia la presidente di giuria Connie Caracciolo. Prima classificata Nicole Ippoliti. Nicole. Terza classificata categoria junior Elisa Bannoni. Seconda classificata categoria junior Chiara Pane. Primo classificato della categoria junior premia Sissi Paladino Farrugia, Ludovica Rufino. Seconda classificata under 25, la terza non c'è, Evelyn Perrone. E la prima classificata, under 25, Ilaria Cellini. Miss Moda e TV Junior, Chiara Pane. Premia Angela. Allora, Miss Fotogenia Junior, Ludovica Rufino. Un'altra doppia fascia. Miss Cinema che andrà a un under 25 e lo prende Evelyn Perrone. Premia Michele Spanò. Lo facciamo lavorare visto che arriva a tardi. Ultima fascia, Miss Eleganza Junior Katia Apostol. Miss Fotogenia, baby. La devi dare a Giuseppe, Simone, la devi dare a Giuseppe. Nicole Ippoliti. Nicole Ippoliti, eccola. Allora, abbiamo un pari merito, quindi un ex equo. Angelica Montanaro. Ed Eleonora Santia. Premia Pablo Moiano. Altro semifinalista Antonio Esposito. Ultimo semifinalista Le Superstar. E un applauso. Allora, stasera tutti a casa di Simone Ripa, ok? Il premio l'avete vinto tutti. Allora, un ultimo applauso. La terza tappa di Arte 360 finisce qui. La prossima tappa sarà il 7 luglio al Venezia. Ad Ostia, grazie a te. Bordo Piscina. A te. Io chiedo a te. Ancora un io applauso. Grazie. Agli artisti, ai genitori, alla giuria, ai tecnici, a tutti. Un applauso soprattutto alla giuria. Ai docenti e un applauso al conduttore di Arte 360 Mike Palermo. Grazie Giuseppe. Grosso saluto a tutti, buona serata al 7 luglio. Luglio, grazie. C'è un solo posto in Italia dove puoi sfidare la furia dei dinosauri. Volare su pianeti sconosciuti. Attraversare il mitico Far West. Vivere avventure da film. O rilassarti nella nuova Cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV.